Adesso il Piero Stellino, che invece partecipa con Filmato, se lo venga perché si è scusato con la Basta leggere il rapporto che ogni anno Società Libera pubblica sulle liberalizzazioni, o meglio sulle mancate liberalizzazioni in Italia, per rendersi conto perché l'Italia sia un paese fondamentalmente corrotto. L'eccesso di burocratismo pubblico, di regolamenti, di divieti, di licenze, il fardello fiscale che pesa sugli italiani, producono inevitabilmente corruzione. E la corruzione si annida dove ci sono i soldi. E in Italia i soldi sono principalmente nelle mani pubbliche, perché lo Stato sottrae ai cittadini buona parte del reddito che si produce nella parte. Questo vuol dire che lo Stato non c'è dove dovrebbe esserci, cioè dove dovrebbe contenere e combattere la corruzione e la criminalità che sta dietro la corruzione, e c'è invece dove non dovrebbe esserci, laddove invece spetterebbe la società civile produrre liberamente e autonomamente ricchezza, senza che lo Stato o il governo che sia ci metta a fermare. Abbiamo quindi due Italie, l'Italia del Nord, dove forse la criminalità comincia a diramarsi già adesso, e un'Italia che va giù da Roma al Sud, dove chi comanda in fondo più che lo Stato è la criminalità organizzata. Accade un paradosso quindi in queste regioni controllate dalla criminalità, che la criminalità si sostituisce allo Stato non soltanto per sottrarre risorse ai cittadini, ma anche per garantire in qualche modo la sicurezza. Cioè, nel sud dell'Italia, da Roma giù, c'è una criminalità diffusa, minore, alla quale la grande criminalità oppone delle resistenze, garantendo ai cittadini il cambio del pizzo, cioè di quella risorsa che i cittadini sono costretti a fornirle, garantendole un minimo di sicurezza. Cioè è difficile che un tassista a Palermo o a Reggio Calabria, se venga assalito da qualcuno e depredato del suo incasso quotidiano, perché la criminalità organizzata sa che questo è un disturbo per la sua stessa presenza, suscita reazioni da parte delle forze dell'ordine e quindi sarà la stessa criminalità organizzata a punire il piccolo malfattore che aggredisce il tassista. Da noi al nord questo è più facile invece, perché la criminalità non c'è ancora, fortunatamente nessuno ancora paga il pizzo, pochi lo pagano, e in qualche modo lo Stato incide sulla produzione della ricchezza del nord in senso negativo, ma non così negativamente come fa la criminalità al sud. Ciò che manca nel nostro paese dunque non è solo il mercato, è pur vero che la mancanza di mercato e di concorrenza produce opacità e quindi produce collusioni familiste, personali, clientelari. È pur vero che dietro a tutto questo nasce la criminalità, ma resta il fatto che lo Stato è necessario, che lo Stato dal punto di vista liberale è uno dei fondamenti della società civile, cioè in altri termini è lo strumento attraverso il quale si garantisce la sicurezza ai cittadini e si garantiscono le loro libertà, i loro diritti individuali. Purtroppo questo non avviene in Italia, avviene in misura minore, proprio perché lo Stato interferisce troppo in quella sfera autonoma della società civile che dovrebbe essere assegnata soltanto all'individuo, al singolo individuo, che sia un imprenditore o sia un cittadino comune o un lavoratore, è la stessa cosa in fondo. Cioè in altri termini lo Stato invade la sfera della privatezza dei cittadini e le condizioni di comportamento. Le condizioni di comportamento in maniera diversa, come ho detto, rispetto alla criminalità, ma in maniera altrettanto pervasiva e ossessiva. Cioè mentre da un lato la criminalità pesa sui cittadini con la sua corruzione e persino con la sua violenza, lo Stato pesa sui cittadini con la violenza che deriva dal fardello procedurale e dal fardello fiscale che mette sulle spalle dei cittadini. Il fardello procedurale sono l'eccesso di procedure, di licenze e di tutto ciò che occorre fare in qualche modo in Italia per incominciare un'intrapresa, o comunque sia semplicemente per vivere come cittadini, e il fardello fiscale è quello che sappiamo, cioè l'eccesso di fiscalità che finisce col sottrarre alla società civile gran parte della ricchezza prodotta. Lo Stato e il governo, quale che sia il colore, devono tenersi lontani dalla produzione di ricchezza. La produzione di ricchezza attiene alla società civile e non si crea crescita con i decreti legge, non sarà nessun governo che creerà la crescita, ma sarà la società civile
alla quale il governo e lo Stato consentano di agire autonomamente e liberamente. E quindi più Stato dove è necessario per combattere la criminalità organizzata, maggiore attenzione, lodevole peraltro già avviene da parte della nostra magistratura, e meno Stato dove non è necessario che ci sia. Cioè una società più libera, più aperta, più disposta e disponibile a creare ricchezza, e uno Stato meno disposto e disponibile a sottrarla. Questo è tutto quello che dovrebbe fare lo Stato, uno Stato di democrazia liberale, in un paese che purtroppo non è ancora uno Stato di democrazia liberale. Basta leggere il rapporto che ogni anno Società Libera pubblica sulle liberalizzazioni, o meglio sulle mancate liberalizzazioni in Italia, per rendersi conto perché l'Italia sia un paese fondamentalmente corrotto. Bene, grazie a Piero Stellino, manderemo anche i nostri ringraziamenti ai nostri saluti. Io darei la parola al professor Vannucci, se no i tempi si riducono. Chiedo scusa perché questo allungamento della break o della pausa, ma non credo che... Noi ci siamo. Voi siete tra i meglio che ci sono, e quindi vi ringrazio molto per restare. Manca il dottor Olita, ma adesso lo recupereranno da qualche parte, in qualche modo. È andato giù. Al bar. Peggior esempio. Professor Vannucci, grazie. Professor Vannucci è professore all'Università di Pisa, è credo sicuramente il massimo esperto in corruzione in Italia e nel mondo, come dice lui. È un collega molto simpatico e molto, molto bravo. Devo dire che l'Italia, oltre a fare ottime legislazioni, ottimi poliziotti, ottime amministrati, ma anche ottimi ricercatori, è un laboratorio meraviglioso. Abbiamo tanta di quella corruzione che vediamo in Italia, che esportiamo anche i ricercatori fuori. Quindi va bene così, finiamocela fuori. Quindi, Alberto, per piacere, grazie. Grazie. Beh, corruzione, stato e criminalità, io naturalmente il termine in cui definirò il mio intervento rispetto a quello generale di questo convegno è quello dell'area di intersezione tra due termini, no? Quando lo Stato si fa in qualche modo criminale, dove l'area di intersezione è rappresentata fondamentalmente da quello che possiamo chiamare il mercato della corruzione. Come vedremo, questo porta a analizzare anche alcuni aspetti, diciamo, che chiamano in causa il ruolo delle organizzazioni criminali nella regolazione di questo mercato. Però appunto, visto che darò un po' di dati, avevo pensato a una piccola presentazione per alleggerire un po' l'intervento, vorrei cominciare con un tono un po' più leggero, diciamo quasi di cauto ottimismo. Nonostante alcuni elementi preoccupanti che vedremo più avanti riguardo alla probabile diffusione dei fenomeni di corruzione nel nostro paese, l'Italia, nonostante la corruzione, e direi forse proprio a causa della corruzione, è un paese che presenta straordinarie opportunità, incredibili opportunità. E l'aspetto più sorprendente per chi studia questi fenomeni, anche per chi legge un po' delle cronache recenti, è che queste opportunità spesso si presentano all'insaputa dei beneficiari. Difficile immaginare altri paesi in Europa o nel mondo nei quali ci si trova pagata proprio insaputa una casa con vista Colosseo, vacanze in resort da 1000 euro a notte. Capitato addirittura che dei politici in erba, quindi futura classe dirigente di questo paese, si trovassero laureati a loro insaputa in prestigiose università albanesi, per inciso in tempi record, quindi a conferma delle loro qualità intellettuali, tutto a loro insaputa. Ora, queste opportunità che nascono a causa della corruzione, dove corruzione va intesa ovviamente ancora in senso ampio, poi ci vedremo un po' più nel dettaglio, non sono frutto del caso o di una lotteria, ma bisogna sapersi evitare. Queste opportunità richiedono una gavetta, bisogna lavorare sodo, bisogna entrare nelle reti di contatti giusti, perché appunto in questo universo della corruzione c'è una selezione, per così dire, spietata. Come pochi altri sistemi di reclutamento, la corruzione, questo ecosistema torbido dove si muovono corrotti corruttori, ma come vedremo anche numerosi altri attori, si fonda su una severa meritocrazia. Il problema è che è una meritocrazia alla rovescia, potremmo dire una selezione dei peggiori. Giudice per Camillo Davigo ha utilizzato proprio una metafora darwiniana per descrivere l'evoluzione recente del sistema della corruzione, dicendo che in qualche modo questo ha portato
nel corso degli anni, e l'azione degli organi giudiziari è andata precisamente in questa direzione, a una selezione progressiva, proprio come avviene nei processi descritti da Darwin, dei corrotti e dei corruttori in qualche modo più abili nel regolare, nel gestire le proprie attività illegali. Il problema, quando studiamo la corruzione, è che questi soggetti che operano in questo contesto, in questo microcosmo della corruzione, o macrocosmo, queste definizioni che vedremo più avanti, in realtà come dire, producono delle vittime. La questione dei costi della corruzione è stata appena sfiorata, peraltro in termini critici che condivido, per sottolineare come questa cifra che viene sparata nei mezzi di comunicazione dei 60 miliardi di euro l'anno, con l'autorevole firma del procuratore generale della Corte dei Conti, in realtà è una rappresentazione forse utile a fini pedagogici o illustrativi, ma non rende conto della reale dimensione dei costi della corruzione. Viene calcolata come 3% del prodotto interno lordo facendo affidamento a un lontano studio della World Bank, quindi non è un calcolo molto raffinato. Ma se vogliamo capire i veri costi della corruzione, a mio avviso, dobbiamo ricorrere a studi migliori. Il professor Savona già ci ha dato un'idea di quale sia la direzione verso la quale ci dobbiamo muovere. Citerò un dato: se applichiamo al caso italiano, probabilmente gli indici di corruzione in Italia, alcuni studi econometrici fatti con riferimento ad altre realtà statuali, vediamo che un costo della corruzione, per quel che riguarda la percezione della diffusione del fenomeno in Italia, porta a una perdita di circa 12-13 miliardi di euro l'anno in termini di mancato crescita del prodotto interno lordo. E anche questo, forse in modo un po' più appropriato, possiamo computarlo come un possibile costo della corruzione. Ma il punto è che ci sono anche altre vittime e, ripeto, i costi della corruzione non trovano sempre una rappresentazione in termini monetari. Anzi, vorrei dire che i costi diciamo più insidiosi, quelli più devastanti sul nostro vivere civile, non hanno una rappresentazione monetaria. Vi potrebbe vedere ad esempio un primo elemento, un primo spunto di riflessione. Ma questo è un dato devastante. Nei paesi, il dato limitato ai paesi dell'Unione Europea, ma possiamo facilmente estenderlo anche oltre, anzi la correlazione si rafforza, esiste un legame fortissimo e statisticamente significativo tra i livelli di corruzione e quanto le imprese investono in ricerca e sviluppo. Perché naturalmente la corruzione è nemica dell'innovazione, è l'antitesi dell'innovazione. Non ci sono incentivi in un contesto ad alta densità di corruzione a offrire beni e servizi con processi produttivi più efficienti, conviene al contrario investire in quello che nella analisi teorica viene chiamata attività di ricerca di rendite, cercare contatti, appunto quella selezione dei peggiori cui accennavo prima. E l'Italia naturalmente si colloca in coda in entrambe le classifiche: alta percezione della corruzione, bassissimi livelli di investimenti in innovazione e ricerca. Un costo economico, questo è un costo economico, ma che si proietta in un orizzonte di lungo periodo e che ha effetti devastanti sulla competitività del paese, sulla capacità appunto di selezionare in positivo una classe imprenditoriale degna di questo nome. Un secondo elemento, la seconda slide, un altro costo che non ha una quantificazione economica: la distorsione che la corruzione diffusa introduce nei processi di selezione del personale politico e nel rapporto tra cittadini e istituzioni. Esiste anche qui una correlazione fortissima e statisticamente significativa tra i livelli di corruzione percepita e la fiducia dei cittadini nei confronti delle proprie istituzioni politiche, in questo caso il Parlamento, ma analoga correlazione vale nei confronti del governo e dei governi locali. I paesi più corrotti sono i paesi nei quali i cittadini si fidano meno delle proprie istituzioni, perché evidentemente la corruzione introduce all'interno del sistema politico una sfiducia di fondo. Ci si lamenta tanto dell'antipolitica, forse ci si facesse carico, ci si fosse fatti carico un po' prima, un po' meglio, di questi effetti devastanti di certe forme di malcostume politico amministrativo, ecco, questo tipo di problema non si presenterebbe nelle forme attuali. Un ulteriore elemento che riguarda i costi della corruzione e che non sono quantificabili economicamente: citava il professor Savona questa ricerca sulla la corruzione post terremoto, cioè la corruzione che nasce dalle procedure straordinarie che spesso accompagnano la gestione dei fondi per la ricostruzione dopo gli eventi sismici. Beh, io vorrei dire che esistono anche ricerche autorevoli che mostrano una forte correlazione tra i livelli di corruzione e le vittime
in occasione degli eventi sismici. Anzi, ci sono ricerche che mostrano come il legame più forte vi sia tra ovviamente il grado di sviluppo economico dei diversi paesi, il numero di vittime e i livelli di corruzione. I paesi più corrotti sono i paesi nei quali, in occasione di un evento sismico della medesima intensità, vi sono più morti, e le ragioni sono evidenti, perché la corruzione porta naturalmente a una peggiore qualità delle realizzazioni e a una minore efficacia dei controlli appunto relativi all'edificazione. Come si misura la corruzione? Il problema della quantificazione, perché noi stiamo parlando di un tema, e in qualche modo io stesso ho dato per scontato che stiamo parlando di un problema rilevante. Questa non è una visione scontata, perché la fonte istituzionale più autorevole, il Servizio Anticorruzione e Trasparenza, nel proprio rapporto annuale del 2011, quindi sto parlando di un anno fa, proponeva una visione completamente diversa. Sosteneva che la corruzione è un fenomeno in Italia residuale, molto sopravvalutato dai mezzi di comunicazione, molto sopravvalutato nella visione che se ne ha all'estero, ma di fatto il dato robusto quantitativo che abbiamo, che è quello legato alla statistica giudiziaria, ci mostra che è un fenomeno tutto sommato in via di gassolina, un fenomeno contenuto, diciamo, assolutamente paragonabile per definizione a quello esistente in altri paesi europei, e soprattutto in calo, in leggero calo negli ultimi anni. Ora, alcuni dati che vorrei presentare ci portano ad avere, come dire, una visione un po' diversa, purtroppo un po' più pessimistica riguardo alla situazione. Il primo dato, possiamo vedere la slide, è l'indicatore che viene più spesso citato, quello di Transparency International, che non misura ovviamente la corruzione emersa, quella che viene fuori dalle statistiche giudiziarie, ma cerca di trovare un indicatore imperfetto, ma vedremo abbastanza robusto, della parte sommersa dell'iceberg di corruzione. Questo indicatore, qui è una rappresentazione mondiale, colori più rossi, più scuri, corrispondono a paesi più corrotti, colori più chiari, più sul giallo, paesi più trasparenti, la cui amministrazione pubblica presenta livelli più alti di integrità. Ecco, l'Italia, casomai vi fossero dei dubbi, è quella macchia rossastra in mezzo al Mediterraneo. Secondo questo indicatore, l'Italia è 69esima del mondo, quart'ultima in Europa, con livelli di corruzione percepita pari a quelli del Ghana e superiori a quelli di Turchia, Cuba, Namibia e Ruanda, per fare alcuni esempi. Se poi noi sterilizziamo quest'indice e calcoliamo i livelli di corruzione percepita per un pari livello di sviluppo economico, l'Italia della corruzione è come quella di Lippi e di Garzotte, campione del mondo. Siamo il paese più corrotto al mondo per un pari livello di sviluppo economico. Questo dato lo trovate sul sito della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione all'interno di un progetto, il progetto Integrità, al quale anch'io ho partecipato, e che non è stato più finanziato, è stato troncato, forse per risultati poco, diciamo, gradevoli che emergevano da queste ricerche. Quindi le percezioni, dicevo, sono quelle che contano, è un indice che misura, quindi, la valutazione di un panel di esperti sulla diffusione del fenomeno in Italia, ma le percezioni contano, perché le percezioni sono il fattore che orienta gli investimenti internazionali. Diceva il procuratore Roberti che gli investitori non puntano alle regioni meridionali perché percepiscono un alto livello di corruzione. Bene, anche gli investitori internazionali puntano all'Italia in generale. Monti citava poche settimane fa un suo colloquio privato col sultano del Qatar, col quale, chiesto sul perché il sultano non investisse nel nostro paese, si è visto rispondere: too much corruption, troppa corruzione. Quindi questo indicatore tiene alla larga gli investitori stranieri dal nostro paese e in qualche modo contribuisce all'avvitarsi di questa crisi finanziaria. Lo spread, diciamo in senso ampio, lo spread etico legato alla corruzione, in qualche modo si trovano attraverso questo meccanismo fortemente legato. Un'altra osservazione legata a questo indicatore di percezione della corruzione è, come dire, fortemente legato al tema di questo convegno. E se noi osserviamo i paesi scandinavi, che sono i paesi nei quali tradizionalmente lo Stato interviene di più, la percentuale di spesa pubblica rispetto al prodotto interno lordo è la più alta al mondo, noi troviamo un dato apparentemente sorprendente, perché ci si potrebbe aspettare che laddove lo Stato spende di più vi siano maggiori opportunità di corruzione. La visione un po' ingenua, un po' naif, perché emergeva anche dalle parole
relatore virtuale precedente, in realtà andrebbero un po' qualificate, perché non è soltanto, anzi esiste una correlazione leggermente negativa, i paesi dove si spende di più mediamente sono paesi dove c'è un pochino meno di corruzione. Perché? Perché conta molto la qualità della spesa pubblica, cioè i processi attraverso i quali la spesa pubblica si traduce e si trasforma in beni e servizi erogati nei confronti dei cittadini, e dei meccanismi di controllo che non sono soltanto quelli di controllo penale, giudiziario, ma soprattutto i meccanismi di controllo politico e sociale che sovrintendono a questo processo. Rapidamente, altri punti di riflessione. Esiste un'altra fonte di informazione per capire quanto è diffuso il fenomeno nel nostro paese: i sondaggi. Esiste uno assai poco pubblicizzato che è stato pubblicato nel febbraio di quest'anno, che dà un dato devastante: il 12% dei cittadini italiani nel corso del 2011, cioè nei 12 mesi precedenti, si sono visti chiedere una tangente. Il che significa, tradotto in termini quantitativi, che circa 4-5 milioni di corruzione praticata, tentata almeno, perché poi è possibile che un cittadino sia andato incontro a più di un atto di corruzione, quindi è un minimo, una soglia minima, si sono verificati nel nostro paese, che dimostra un altro, come dire, aspetto su cui forse varrebbe la pena di riflettere, cioè il fatto che noi siamo portati a pensare alla corruzione come un fenomeno che investe i processi decisionali che sono in gioco a grandi risorse, grandi appalti, le grandi speculazioni immobiliari. Ecco, forse dobbiamo cominciare a pensare che in realtà la corruzione ha radici molto più profonde, che è entrata nella vita quotidiana di milioni di nostri concittadini, e quindi investe veramente, è diventata una corruzione spicciola, quotidiana, peraltro corruzione non limitata al settore pubblico, perché la corruzione, le tangenti, le mazzette che vengono pagate ai fornitori di società private sono una forma di malcostume altrettanto, se non più, diffusa di quanto accade nel settore pubblico. Un'altra rappresentazione che spiega, per così dire, il senso di impunità che ormai accompagna queste pratiche. Di fronte a qualche milione di atti, di episodi di corruzione presumibilmente praticati nel nostro paese, pensiamo all'ordine di grandezza, in Italia ogni anno vengono indagati per questo tipo di reati, ce lo dicono le statistiche giudiziarie, circa 1000 persone, quindi alcuni milioni di reati, circa 1000 persone indagate. Questa è la statistica fino al 2008, ma la linea di tendenza è molto chiara e prosegue negli anni più recenti, sul numero di condanne, cioè di persone condannate per reati di corruzione. Circa 1700 nel 96, siamo arrivati a un po' meno di 300. Di queste 300 persone condannate, ce lo spiegano in modo illuminante per Camillo Davigo, grazie a una nostra ricerca recente, circa l'1,8% rischia di scontare un solo giorno di carcere a seguito di questa condanna. Peraltro, mi dicono alcuni esperti, che tra i pochissimi che scontano pene detentive a seguito di reati di corruzione, la maggior parte non sono neanche riconducibili alla categoria dei colletti bianchi, perché sono immigrati clandestini che hanno provato a allungare la mazzetta al poliziotto, che veramente li hanno beccati, e sono gli unici che scontano col carcere la tentata corruzione. Quindi queste statistiche andrebbero anche depurate di questo dato. Quindi il punto di partenza di una riflessione che stiamo avviando è quella che la corruzione in Italia è di fatto depenalizzata. I reati di corruzione in Italia sono di fatto depenalizzati. Dobbiamo, ahimè, partire da qui. Il che spiega anche il senso di impunità. Il magistrato di Firenze ha parlato a questo riguardo con ordinanza di custodia cautelare per la vicenda della cricca e della protezione civile, di una sorta di sindrome di impunità che sembra affliggere i protagonisti. Si potrebbe dire ben motivato: dalla corruzione si può guadagnare molto, e purtroppo nel nostro paese si rischia, come dimostrano in modo esemplare questi dati, molto poco. La stessa Corte dei Conti, che quantifica in 60 miliardi di euro annui, cifra molto criticabile, il costo annuo della corruzione, e poi ne recupera con sentenze di secondo grado circa 10 milioni, il che vuol dire che su 1000 euro rubati alla collettività 0,2 vengono recuperati. Andiamo avanti, perché come dire, l'effetto, la conseguenza è la sfiducia, l'ho già accennato prima, qui la quantifichiamo. Oltre il 60-64% dei cittadini italiani è convinto che la corruzione, anche questo è un dato di Eurobarometro, di una statistica ufficiale, che la corruzione, purtroppo non si legge nulla, scusate, ma i dati comunque sono disponibili in varie sedi pubbliche, la corruzione in Italia per il 64% dei cittadini italiani è pratica comune tra i politici di livello nazionale.
percentuali simili, circa il 60%, la vedono diffusa come prassi corrente per i politici di livello regionale e di livello locale. Quindi una sfiducia devastante nei confronti dei nostri rappresentanti politici, che naturalmente introduce anche degli elementi di distorsione nei processi di selezione della classe politica, perché a questo punto gli unici politici che sono in grado di catturare un po' di consenso effimero sono quelli che paradossalmente che sono in grado di reinvestire nella costruzione di rapporti clientelari diretti le risorse che spesso derivano proprio dall'appropriazione di risorse pubbliche tramite appunto la corruzione stessa. Mi avvio a trattare l'ultimo argomento prima delle conclusioni, che è quello del legame fra quest'area di intersezione che c'è tra criminalità che si annida nello Stato, che trasforma l'attività dello Stato in un mercato dell'autorità pubblica. Paradossalmente noi siamo portati a vedere il binomio Stato-mercato, ecco, la corruzione è precisamente la trasformazione in mercato, quindi il rapporto di scambio, di quello che dovrebbe essere l'esercizio di un potere pubblico secondo criteri diversi. L'indice di, anche questa è una ricerca molto poco pubblicizzata, condotta nel 2010 da un istituto di ricerca ma finanziato dalla Commissione Europea, sul primo tentativo di misurare la qualità del governo, ma anche con alcune domande che permettevano di misurare i livelli di corruzione nelle 172 regioni dei paesi dell'Unione Europea. Ecco, colori più scuri corrispondono a maggiori livelli di corruzione, colori più chiari a minori livelli di corruzione. Ecco, il buco nero del Sud Italia è piuttosto evidente. Peraltro in Italia in questa ricerca si evidenzia come il paese che ha la più alta varianza, il che vuol dire che un paese lacerato in due, alcune regioni del Nord Italia presentano livelli di integrità che sono paragonabili a quelli delle regioni più virtuose del Nord Europa, laddove le regioni del Sud sono le più corrotte in Europa. La slide successiva mostra, si concentra sulle classifiche per regioni italiane. Il livello 0, l'asse 0, corrisponde alla media delle 172 regioni, la media europea. Vedete, alcune regioni o province autonome virtuose si collocano con un punteggio molto alto sul lato delle regioni buone, e però le ultime quattro regioni lo vedete: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia. Non c'è bisogno, come dire, di sofisticate analisi per cogliere un qualche nesso tra la presenza e il radicamento in queste regioni delle organizzazioni criminali e il loro sprofondare nelle classifiche della corruzione. Peraltro questa è una classifica, è un indice molto robusto che viene costruito, è stato costruito attraverso sondaggi con 6 domande che misuravano tanto le percezioni che le esperienze dirette degli intervistati in merito alla richiesta dei tangenti in occasione dei loro rapporti con la pubblica amministrazione. Un'altra notazione che si ricollega al tema del rapporto tra mafia e corruzione: la regione più corrotta del centro-nord è, guardate un po', la Lombardia, che presenta un livello di corruzione superiore alla media europea e che non a caso, a mio avviso, è stata investita anche di recente in una serie di inchieste che dimostrano come in quelle serie, in quei contesti, le infiltrazioni delle organizzazioni criminali abbiano raggiunto livelli, diciamo, abbiamo superato ampiamente la soglia di guardia. Il nesso tra mafia e corruzione, qui è evidente che un legame sussiste. Ecco, la ricerca ci mostra che i due fenomeni, appunto, la presenza di corruzione nella pubblica amministrazione e, quindi, le potenzialità di successo delle organizzazioni criminali sono strettamente collegate, sono fenomeni logicamente e analiticamente distinti, cioè possiamo avere una corruzione sistemica anche in assenza di organizzazioni criminali. Mani Pulite ci ha svelato che nel centro-nord, nel corso degli anni 80 e poi 90, si è sviluppato un tessuto di corruzione sistemica senza che le organizzazioni criminali vi giocassero alcun ruolo particolarmente rilevante. Così, in alcune fasi della loro storia, le organizzazioni criminali sono cresciute nell'ombra senza interagire, se non in modo direi residuale e marginale, con le istituzioni pubbliche, quindi con un ricorso minimo alla corruzione. Però l'aspetto più preoccupante che vorrei sottolineare è che in realtà tra i due fenomeni esiste una naturale simbiosi che porta l'una ad alimentarsi dell'altra. La corruzione, o meglio la presenza di un'amministrazione pubblica e una classe politica di funzionari sensibili alle lusinghe del denaro, come dire, incastrato nell'ombra, è il terreno ideale attraverso il quale, come dire, le mafie possono realizzare una serie di fini,
finalità che sono, direi, legate in modo profondo alla propria aspettative di vita criminale. Cioè, in pratica, quando l'amministrazione pubblica è permeata dalla corruzione, noi vediamo le organizzazioni criminali in grado di realizzare tutta una serie di attività che sono fondamentalmente quelle di garantirsi l'impunità, che è una risorsa di vitale importanza per i mafiosi, ma non solo, scoraggiare la concorrenza, accrescere le prospettive di profitto quando entrano appunto nei settori, come citavo prima, quello degli appalti, quello del riciclaggio di rifiuti o anche delle grandi speculazioni immobiliari. Ma al tempo stesso, e questo secondo me è l'elemento più preoccupante, noi sappiamo anche il nesso inverso. Cioè, laddove vi è una presenza radicata delle organizzazioni criminali, la corruzione in qualche modo funziona meglio. Non una corruzione qualunque, ma questa corruzione. Ci sarebbe una slide da proiettare. Questa corruzione, la corruzione sistemica, che è quella che abbiamo osservato spesso nel nostro paese. Una corruzione che non chiama più in causa un rapporto semplice a due fra corrotto e corruttore, ma che diventa, come dire, si trasforma in un reticolo di relazioni che investe tanti soggetti diversi, politici e partiti, anche se i partiti con una veste un po' più dimessa negli ultimi anni, imprenditori ma spesso non isolati, in modo isolato, ma associati tra di loro in cartelli, in accordi collusivi, mediatori o faccendieri come si chiama in Italia, i professionisti che anch'essi giocano un ruolo di cerniera fra questi attori diversi, i politici e i burocrati la cui connivenza o complicità è spesso necessaria ai politici per poter realizzare le proprie attività illecite, naturalmente gli elettori che sono un altro attore centrale in questo sistema perché sono la fonte di consenso che permette ai politici, naturalmente ai politici corrotti soprattutto, di guadagnare credito nei giochi interni di potere per quindi, avere accesso a incarichi e ruoli pubblici che permettono di incamerare tangenti ancora più alte. E naturalmente non a caso sta là in alto le organizzazioni criminali, le mafie, che di questo sistema complesso e articolato di scambi che chiama in causa tanti soggetti diversi e tanti mercati diversi, non c'è più solo il mercato della corruzione, c'è il mercato degli appalti produttivi, c'è il mercato della compravendita del voto, le organizzazioni criminali dove presenti svolgono una funzione centrale, cruciale, i regolatori del sistema. C'è una citazione, l'unica che farò, che spiega meglio di quanto potrei fare io, quello che è il ruolo delle organizzazioni criminali in questo mercato. Lo racconta un imprenditore del nord ai magistrati e dice: il sistema degli appalti funziona in Sicilia come funziona nel resto d'Italia. La differenza è che in Sicilia c'è più disciplina. Che significa? Significa che in Sicilia, al contrario di quanto avviene in Italia, ogni tanto ci scappa il morto e la disciplina ne è la conseguenza. Quel che so io è questo: ogni appalto da 10 miliardi in su, si ragiona ancora in lire, quindi da 5 milioni di euro in su, si decide in un triangolo tra politici, imprenditori, funzionari e progettisti. La mafia in questo triangolo non c'è, ma c'è e come al di fuori di questo triangolo? Possiamo dire per garantire che tutto fili liscio in queste triangolazioni, che in realtà non sono triangolazioni, le figure geometriche come vedete sono molto più articolate che si possono comporre tra questi soggetti. Peraltro, già l'accennava il procuratore Roberti, la corruzione, quindi l'ingresso in questo reticolo di scambi è spesso fondamentale per le organizzazioni criminali. Perché da un lato allarga quello che Rocco Sciarrone chiama il capitale sociale delle mafie, cioè il patrimonio di contatti, relazioni che poi sono utili a gestire da un lato i traffici criminali e dall'altro aumentare le speranze di impunità. Ma al tempo stesso, attraverso la corruzione, in qualche modo, la vicenda Zambetti mi sembra lo dimostri in modo esemplare, le mafie ottengono un risultato utilissimo per la proiezione nel lungo periodo delle loro attività criminali. Cioè ottengono un assoggettamento permanente dei politici che in qualche modo hanno stretto questo patto col diavolo. Il potere di ricatto tra mafioso, corruttore e politico o funzionario corrotto è un patto asimmetrico, in cui la simmetria non è soltanto il fatto che il mafioso può utilizzare risorse di dissuasione violenta, c'è la coercizione come arma che può utilizzare in ultima istanza, ma anche nel fatto che ovviamente una volta che si riveli l'eventuale legame che ha stretto con le organizzazioni criminali, ovviamente il danno per la reputazione politica è molto maggiore, quindi in qualche modo lo tiene in pugno. Il potere di ricatto è molto forte, quindi in qualche modo chi si è macchiato con questo tipo, entrambi questo tipo di relazioni di scambio, diventerà un soggetto che sarà permanentemente al servizio dell'organizzazione criminale, con gli effetti devastanti che si possono immaginare. Vado alle conclusioni.
come se ne esce, perché qui bisogna lasciare, forse ci sono anche un po' di ragazzi, qualche messaggio positivo. Non dobbiamo perdere la speranza. Se questo è lo scenario italiano, che non è uno scenario molto incoraggiante, è uno scenario di corruzione sistemica, in cui la corruzione si dà da regole robuste, più robuste e osservate con maggiore attenzione rispetto alle leggi dello Stato, non solo, fatte osservare con maggiore severità. Chi sgarra da queste regole della corruzione viene emarginato, allontanato. Il calciatore che denuncia la corruzione farina adesso è dovuto migrare in Gran Bretagna. Sono regole che, come dire, puniscono severamente chi non sta al gioco. Però noi possiamo osservare esempi virtuosi che sono emersi in altri contesti. Citavo prima i paesi scandinavi, la Svezia, la stessa Finlandia, fino alla fine dell'Ottocento, Gran Bretagna, erano paesi che conoscevano livelli di corruzione molto simili a quelli d'Italia di oggi. Ma se vogliamo venire a tempi più recenti, fino alla metà degli anni 70 del secolo passato, quindi parliamo di pochi decenni fa, Singapore, Hong Kong erano stati che erano ai vertici delle classifiche della corruzione. Oggi si trovano tutti questi paesi ai primi posti delle classifiche della trasparenza. Lo stesso caso della Georgia, che abbiamo studiato nell'ultimo rapporto di Società Libera, mostra un miglioramento sensibile che peraltro si è basato su precise riforme di deburocratizzazione e semplificazione amministrativa. Perché non vi ho tediato con un ulteriore slide, ma esiste un'altra correlazione fortissima tra la densità procedurale dei diversi sistemi amministrativi e i livelli di corruzione, ovvia, naturale. Allora uno si chiede, ma perché per combattere la corruzione non si cancella qualche procedura inutile? Semplicemente perché con la procedura si cancellerebbero anche delle incrostazioni di potere che evidentemente a molti fanno comodo. Come se ne esce? Temo, non aspettando l'intervento salvifico del legislatore, che su questi temi è inadempiente da molti anni, e quando finalmente sembrerebbe aver adempiuto con questa legge di corruzione, a mio avviso ci ha somministrato una risciacquatura di piatti, un brusio tiepido con dentro diversi bocconi avvelenati. Perché io credo che sia difficile immaginare un paese nel quale la prima legge anticorruzione approvata dopo 20 anni dall'emergere il più drammatico scandalo nella storia della democrazia occidentale per vicende di corruzione, Mani Pulite, finalmente a 20 anni si legifera e su alcuni punti cruciali, e direi in modo chirurgico, si interviene peggiorando la situazione esistente. Perché è inutile che si aumenti di un anno o due la pena per reati per i quali nessuno sconta una condanna e nessuno continuerà a scontare una condanna, perché la prescrizione azzera la stragrande maggioranza dei procedimenti. È completamente inutile. Quando nell'unico reato che aveva una valenza deterrente, che era la concussione, lì sì, chirurgicamente si riduce notevolmente fino a rendere praticamente un reato come gli altri, che nessuno avrà interesse a denunciare perché si prevede una condanna anche per il corruttore, il privato, che prima almeno aveva un interesse a collaborare. E quindi anche in quel caso, ripeto, per l'unico con la valenza deterrente, praticamente lo si vanifica, lo si annulla, si rientra nella dimensione della depenalizzazione della corruzione. Poi si fa una bella autorità, un bel garante, un bel burocrate della corruzione, una tigre di carta. Il garante anticorruzione avrà il potere, darà pareri, se qualcuno si deciderà di chiedergli, e poi che cosa fa il garante anticorruzione, l'altra autorità? Prima di tutto si ricicla un'autorità già esistente che già doveva valutare la pubblica amministrazione e non c'è riuscita. Gli diamo anche il compito di controllare la corruzione. A costo zero, senza dotarlo di un solo euro di risorse in più, ma la cosa fantastica è che questa autorità avrà il potere di controllare l'adempimento formale da parte delle singole amministrazioni di tutta una serie di moduli con cui queste dovranno certificare che si sono preoccupate di vagliare la trasparenza, l'integrità delle... Cioè, sicuro il contributo alla deforestazione dell'Amazzonia, molto più discutibile a mio modesto avviso il fatto che tutto questo serva minimamente a contrastare i fenomeni corrotti. Si potrebbe aggiungere un'altra piccola notazione: finalmente il Consiglio d'Europa ce lo diceva da circa più di 20 anni, bisognava introdurre nuovi reati di corruzione privata, di traffico di influenze illecite, eccetera. Bene, ci mancherebbe, ce lo chiede l'Europa, lo facciamo, introduciamo questi reati. Ma con quale sanzione massima? 3 anni. 3 anni di sanzione massima, di pena massima prevista, vuol dire che la prescrizione scatta in 6 anni. 6 anni è circa la durata media di un procedimento penale in Italia, che vuol dire che questi nuovi reati non produrranno neanche una condanna, cresceranno il senso di impunità complessiva del sistema. Non solo,
finiranno per aggravare ancora più gli uffici giudiziari che già non ce la fanno, e quindi avrà un effetto negativo sulla capacità deterrente complessiva del sistema di contrastare la corruzione e gli altri reati in un sistema giudiziario che già lo sfascia. Anche qui direi un intervento chirurgico, chirurgico. Mi fermo qua per, scusate, sono anche un po' troppo lungo per quel che riguarda la mia sfiducia nella capacità della classe politica di affrontare per via legislativa il problema della corruzione, e vado al lato, diciamo, propositivo. Secondo me, visto che come dire, gli esempi che ci vengono dall'alto sono di questo tenore, forse è il caso di ripensare a una politica corruzione che abbia una matrice e un'impronta diversa. Io l'ho chiamata in altri lavori, in altre ricerche, una politica anticorruzione dal basso, che nasce dal basso, che non aspetta, ripeto, l'intervento salvifico del legislatore, ma si preoccupa di fornire già oggi, attraverso, come dire, un dialogo fra società civile, amministratori onesti che operano soprattutto nella realtà locale, anche ovviamente gruppi, associazioni imprenditoriali ed altro, degli strumenti concreti e operativi per contrastare dal basso la corruzione. Porto un esempio, la carta divisa, c'è la slide successiva, anzi due slide volendo, avviso pubblico, che è una, diciamo, un'associazione di amministratori locali impegnati sul fronte del contrasto alle infiltrazioni criminali, ha prodotto, io ho lavorato in un gruppo di ricerca che quindi è una forma di promozione di uno strumento che secondo me è molto interessante, un codice etico. Questo codice etico, che è un esempio di uno strumento lavorato dal basso, perché non abbiamo aspettato l'intervento del legislatore, è assolutamente rivoluzionario rispetto agli standard e anche anticipatore di quelle che sono state per contenuti di diversi interventi legislativi. Divieto di regali, obbligo di dimissione in caso di rinvio a giudizio per reati di corruzione, concussione, infiltrazione, associazione mafiosa e tutti i reati previsti dal codice di autoregolamentazione della Commissione parlamentare antimafia. Regolazione precisa del conflitto di interessi. Direi che obbligo di trasparenza patrimoniale da parte del finanziamento dell'attività politica da parte degli amministratori locali che lo sottoscrivono. E via via, sono 22 disposizioni molto incisive e soprattutto, elemento rivoluzionario, sono previste delle sanzioni politiche per gli inadempienti, fino ad arrivare alla revoca del mandato fiduciario. Ultima slide e poi chiudo. Questa è la mappa degli enti che l'hanno già sottoscritto, è di ieri la notizia, quindi una giornata che è stato sottoscritto dal Comune di Milano, e di ieri l'altra notizia, secondo me, del meraviglioso valore simbolico, che è stato approvato dalla giunta del Comune di Arcore. Cosa che ho accolto con grandissima soddisfazione. Vedete, non sono molti, però questo codice è stato presentato soltanto pochi mesi fa. Io credo che sia uno strumento per reintrodurre, come dire, anche non soltanto degli strumenti concreti operativi, ma anche per, come dire, ridare fiato a quella speranza che la politica possa essere diversa da quella che è emersa su vicende di cronaca anche recenti. E soprattutto io spero che questo, la disponibilità di questo strumento dia luogo a un processo positivo di emulazione da parte dei soggetti che potenzialmente potrebbero aprire questa carta, ma che anche potrebbero sollecitarne l'adozione nei confronti dei propri amministratori, perché l'idea è proprio quella di mettere in moto un processo che chiama in causa le forze sane della società civile. Speriamo che abbia successo. Grazie. Grazie Consuelo Pannucci per questa bella relazione. Darei la parola al dottor Vincenzo Boccia, presidente della piccola industria Coppia. Grazie alla società libera, grazie a tutti i colleghi. Più Stato, meno Stato, è in qualità di una società moderna che si caratterizza solo che cosa fai. Oltre alle regole, si pone sul comportamentale, perché siamo pieni di codici etici, ma la coerenza tra il codice etico e il comportamento penso che sia il nome di cui di capire, che oggi ci invita a riflettere qui. E quindi anche come lo fai, questo risponde, cioè, non solo alla questione di come fare le istituzioni, ma anche i cittadini. E si pone un problema di ruolo, di merito, di indirizzo, di politica, in cui si coniuga benessere e sviluppo.
dire, per esempio, interventi sui nodi di sviluppo e non scambi con la politica, cosa che Confindustria sta sottolineando da tanto tempo, è un elemento, come dire, non solo di una bella frase, ma dal punto di vista comportamentale, una premessa di una società moderna. Perché non è affatto vero che lo Stato non si debba occupare dello sviluppo e dell'economia. È vero che non deve fare assistenza, è vero che non deve costruire scambi con delle elite particolari e apre più potenze, evitare generalizzazioni che non servono a nessuno in questo momento. Esistono imprenditori buoni, esistono imprenditori cattivi che io preferisco chiamare faccia in piedi perché non appartengono alla categoria. Esiste una politica buona, esiste una politica cattiva, esistono giornalisti buoni e esistono giornalisti non buoni. Noi dobbiamo difendere la lucidità del capitale. Che se entriamo anche noi in una dimensione generalista non facciamo capire né ai giovani che ci ascoltano né quale potrebbe essere la direzione che il paese deve assumere. Allora io mi sembra che Riccardo sottolineava una cosa importante, la premessa, e cioè mettere la politica economica al centro dell'attenzione del paese e del mezzogiorno. Ma quale politica economica? In un paese che è il secondo paese manifatturiero d'Europa, nonostante i suoi. Allora è chiaro che abbiamo, come dire, dei problemi ed è chiaro che la produzione è la madre, come dire, di tutte le concorrenze sleali insieme a tutte le mafie. Ma è anche chiaro, deve essere chiaro soprattutto una cosa, questo paese, perché altrimenti costruiamo dei dialoghi che non aiutano, diciamo, a comprendere che cosa dovrebbe essere una politica economica in un paese come questo. Scusate, noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa rispetto alla Germania e paghiamo il 20% di quota a taxetti più rispetto alla Germania, paghiamo il 30% di energia rispetto alla Germania in più e paghiamo uno spread di 3-4 punti in più rispetto alla Germania. Vogliamo dire la verità che se noi interveniamo su questi nodi di sviluppo nessuno verrà a investire in questo paese se non gli italiani che amano questo paese e che però, come dire, corrono il rischio di arrivare a una paralisi del sistema industriale italiano se continuiamo a non intervenire su questi nodi di sviluppo o continuiamo a dire che invece la questione è altra e che lo Stato non si deve occupare, certo che non si deve occupare lo Stato, come le regioni non si devono occupare individuando addirittura alcune regioni del mezzogiorno i settori su cui intervenire, non lo faceva nemmeno Stato. Allora intervenire sui nodi di sviluppo significa individuare una politica economica che non prevede lo scambio e che prevede una cosa sostanziale che emerge oggi qui e di cui dobbiamo essere grati a società libera, che è la differenza che un giovane giornalista negli anni 80 che si chiama Alfonso Ruffo, che qui a destra gliela ricordo sempre, una volta scrisse con un articolo di fondo sul giornale la differenza tra ceto prevalente e ceto dirigente, perché ha ragione Riccardo, noi la parola classe la dobbiamo dire, perché la società moderna, la società aperta, non è una società di classe, ma una società che include e non esclude, include le parti anche meno abbienti attraverso il merito, che è l'ascensore sociale delle persone e che è una dimensione in cui la politica economica non chiede scambio ma il paese deve essere messo in condizioni di competitività affinché le sue imprese, quelle che esportano, possano esprimere al meglio la sua competitività. Questo è il punto di caduta che mi sembra oggi essenziale, insieme veramente a fronte alla corruzione e alle mafie, che è una parte prevalente, sostanziale, ma non deve essere l'alibi per non affrontare le altre questioni del paese. E ci aiuta anche, come dire, a superare un modo di essere a volte europeo, molto dogmatico e poco pragmatico. Ieri la Federal Reserve decide di non applicare i criteri di Basilea 3, aiutando le imprese americane, e invece noi continuiamo una logica dogmatica europea in cui, diciamo, avendo avuto una crisi che viene dagli Stati Uniti d'America, creano dei vincoli affinché si finanzi l'economia cosiddetta reale, quella che ha subito gli effetti dalla finanza malata, quella che è arrivata, come dire, dagli Stati Uniti d'America, e noi continuiamo a costruire questo aspetto. Ma in questo aspetto c'è un altro aspetto che riguarda il metodo. Allora, o in questo paese passiamo una volta per tutte dal conflitto al confronto, oppure se noi continuiamo, come dire, a andare verso una dimensione di conflitto in cui, vedete, il punto di sintesi è la vittoria di Obama, la telefonata di Romney che si congratula e prega per il Presidente degli Stati Uniti d'America dicendo: io avrei condotto il paese in un'altra direzione, ma adesso il suo successo sarà il successo del mio paese e quindi prego per lui affinché abbia successo. Allora se noi non entriamo in questa logica in cui anteponiamo le esigenze del paese agli interessi di alcune parti,
Noi non ne usciamo da questa situazione delicata in cui siamo. Ci ritroveremo a gennaio, febbraio, marzo, nella fase più acuta dell'economia, con una campagna elettorale in atto, con un governo uscente e con due regioni sotto campagna elettorale. Una situazione che non è auspicabile dal punto di vista negativo. E su questo bisogna cominciare a riflettere, bene si fa, diciamo, a confrontarsi in contesti come questi. E quindi che cos'è un ceto dirigente? Un ceto dirigente innanzitutto, secondo me, secondo noi, è essere coerenti ed esemplari, tra il dire e il fare, che è la prima regola fondamentale di un ceto dirigente. Ma chi è il ceto dirigente? Il ceto dirigente sono tutti, cittadini, corpi intermedi dello Stato, lo Stato, la politica, cominciamo a considerare la cosa pubblica e considerarci parte di una comunità in cui ciascuno di noi ogni mattina deve essere coerente per dimostrare un rispetto verso la comunità paese e un senso di comunità che a volte non c'è stato in questo paese. Perché l'alibi di altri era che le colpe sono di altri e quindi non le mie, e quindi non affronto le mie, ma io dico che le colpe è dell'altro o di un'altra questione, e questo rimuove, come dire, le questioni che devo affrontare io insieme agli altri. Allora gli imprenditori possono fare tanto, è evidente, e devono fare tanto, perché se non lo fanno vorrei chiarire che gli imprenditori falliscono, perché le imprese non sono, vuol dire, delle rendite in cui tu aspetti il fitto su un immobile a fine mese. Le imprese vivono di investimenti, di capacità di reazione e di competitività, e nonostante gli handicap di questo paese, le imprese di questo paese continuano ad esportare tanto, lì non c'entra niente la produzione, perché non corrompi uno straniero per vendergli un prodotto o un servizio che sia bello e competitivo. Allora, in tutto questo, o noi entriamo in questa dimensione, in cui è chiaro che le imprese devono fare sempre di più, ma noi, se non rimuoviamo le condizioni di competitività del paese, non ne usciamo da questo handicap in cui siamo entrati, oppure continuiamo a dire che lo Stato non deve fare questo, creando un altro alibi e caricando di responsabilità una parte in maniera anche eccessiva, in cui noi invece dobbiamo, in una società unita, non anarchica, individuare una dimensione di corresponsabilità e non di responsabilità, perché il termine è determinante. Corresponsabilità significa che io mi assumo la mia, ma pretendo la reciprocità dall'altra parte, istituzioni, pubblico, politica, eccetera, eccetera, perché bisogna convergere sulla dimensione di salvezza e di salvaguardia del paese che vive una fase difficile e delicata della sua economia. Questo significa. Altrimenti parliamo sempre della responsabilità degli altri e non facciamo i conti con la nostra. E su questo, diciamo, bene si fa, perché si pone anche giustamente il ruolo dei corpi intermedi dello Stato, che devono essere corresponsabili, che devono sentirsi parte di una comunità al paese. Per noi, Confindustria, il ruolo di un corpo intermedio dello Stato è, per quello che riguarda noi, essere ponte tra interessi generali e interessi delle imprese. Se fai così, rappresenti interessi, se non lo fai, li difendi. Noi abbiamo deciso di rappresentarlo. Ed è, attenzione, una evoluzione importante, perché una Confindustria che dice sì ai nodi di sviluppo e non scappi con la politica, quindi non c'è più un'elite che va a trattare qualcosa per questo tipo, ma chiede al paese di intervenire sui nodi di sviluppo, costo di energia, tax rate e spread, affinché si mettano in condizioni di competitività tutte le imprese italiane. È una svolta culturale che la politica non dovrebbe troppo, cioè, che è molto più difficile. Molto più facile dare un contentino a un settore e accontentarlo per qualche 50-100 milioni di euro che ridurre l'IPAD per 30 miliardi di euro. Tutto dice a grandi linee, adesso per semplificare, non è una cosa semplice. Savona pone, diciamo, l'altra questione delle inefficienze. Vedete, le inefficienze della burocrazia sono la madre di tutte le anomalie, quelle che trasformano i diritti in cortesia. Perché di fronte all'inefficienza della burocrazia, o io sono talmente forte in termini di valore e di potenza economica che posso aspettare, oppure c'è qualcuno che va a chiedere la cortesia. Allora, se noi non rimuoviamo anche la questione di efficienza della macchina pubblica, in senso lato, senza anche qui generalizzare, non rimuoviamo la precondizione di quella cortesia, di quel favore che a volte è diventata gente, a volte diventa soggezione morale, in particolare al mezzogiorno. E allora un'impresa forte al mezzogiorno è un'impresa che determina cittadini liberi che non hanno la soggezione del favore verso alcunché e possono andare a votare con libertà. E quindi la politica economica del paese, e in particolare il mezzogiorno, assume una rilevanza se si fa senza scambi,
i fondi strutturali, certo, i fondi strutturali nelle otto regioni del Mezzogiorno abbiamo 1200 strumenti di agevolazione, molti discrezionali, scusate, dire, ci lamentiamo del che funziona o come funziona, qualcuno li ha usati in termini discrezionali perché li ha usati per scambio, per consenso, e noi oggi dibattiamo qui del fatto che evidentemente dovremmo individuare degli strumenti non discrezionali, automatici, che premiano gli investitori da qualsiasi parte stabile. Perché non dobbiamo confondere, come qualcuno fa, la questione meridionale, e Patrizia ha ragione, che è questione nazionale, dico io la questione nazionale, poi la questione industriale, quella che riguarda noi, con la questione dei meridionali. Questa non è la questione dei meridionali, questa è una questione italiana, in cui il paese deve usare al meglio i suoi fondi strutturali per attrarre imprese. E poi queste imprese vengano dal nord, dall'estero o dal mezzogiorno, è un fatto, come dire, che è una variabile non determinante, noi dobbiamo attrarre ricchezza. Allora, quale paese immaginiamo? Quindi un paese chiaramente secondo noi manifatturiero. E è vero, come dice Vita, sicuramente, che abbiamo la magistratura qualitativamente più importante, però abbiamo anche dei tempi della giustizia, felicitato, c'è cioè un procuratore della Repubblica, 7 anni per una causa civile e 4 anni per una causa penale. E questo è un altro modo di sviluppo, questo gioco dei furbi e dei farabutti e dei corrotti. Lo dobbiamo dire con chiarezza, perché se noi abbiamo un sistema che invece di convergere, come dire, per, sulle persone per bene, converge, diciamo, in maniera, grazie ai suoi deficit di competitività in senso lato, con chi è furbo e con chi, diciamo, non rispetta le regole, che è la precondizione, come dire, di tutte le turbative di mercato, non usciamo da questa situazione. Però a che serve? Serve più politica. Serve politica alta, serve politica di visione, serve politica che con impegno e sacrificio e visione, perché altrimenti anche in questo noi perdiamo un pezzo. Infrastrutture, importanza del manifatturiero, attrazione di turisti, e su questo chiaramente dobbiamo, come dire, lavorare. Lavorare perché un paese come il nostro ha potenzialità incredibili. Se siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, nonostante gli handicap di cui ho parlato, cosa potremmo essere senza questi handicap? Questo è il punto. Potremmo essere il primo paese manifatturiero al mondo. Allora noi chiediamo alla politica, non uno scambio. Noi chiediamo, mettete in condizioni questo paese di competitività. Poi noi faremo di questo paese, per quello che riguarda noi, le nostre imprese, il primo paese manifatturiero al mondo. Questa è una svolta che rende nobile la politica, attenzione, senza però creare altro. E l'alibi è di rivolgersi all'altro pensando che la responsabilità è solo dell'altro e non la tua, o individuando una sola di queste questioni, per esempio la produttività, fa bene il governo, ma non deve dimenticare le altre tre, cioè l'opera, anche se niente, costo energia e spread, perché altrimenti, come dire, solo su Maite noi non risolviamo le grandi questioni. Accanto a questo ci sono delle anomalie italiane, corruzione, mafia, criminalità, che vanno combattute, ma vanno risolte insieme a queste altre. Altrimenti noi continuiamo, come dire, a dibattere tra qualche anno sulla questione di quello che saremmo potuti essere e non siamo mai stati, perché ceto dirigente, che non ha altra caratteristica secondo me del ceto dirigente, è difendere la lucidità del capito e non arrivare a generalizzazioni. Io uscirò da questo sala con qualche dubbio in più, con qualche certezza in meno, e penso che sia l'inizio di una fase, perché citando Francesco Barone diceva: chi entra con dei dubbi esce con delle certezze, chi entra con delle certezze esce solo con dei dubbi. Quindi io sono contento perché sono sicuro che uscirò con delle certezze. Grazie Presidente Roccia, la parola ad Alfonso Ruffo, direttore del Denaro. Grazie, bene, moltissimi spunti, troppi forse. Cercherò di interpretare un po' la voce e il pensiero del luogo comune, svolgendo quindi il mio mestiere di giornalista, quindi di mediatore tra i piani alti e quelli bassi. E caro Vincenzo, prendiamo un po' di parole e poi spieghiamole. Informazione, parto dall'informazione perché è il mio mestiere. Che cos'è l'informazione? È una merce o è un bene pubblico, anche se prodotto da privati? Se noi non usciamo da questo dubbio, se noi non diamo una risposta, se noi non scegliamo, non ci possiamo lamentare dell'informazione che abbiamo, perché oggi si pensa, si dice, si afferma che anche l'informazione sia una merce come un'altra, e quindi va impacchettata nel modo che possa essere più gradito al lettore.
e quindi deve essere aggressiva e quindi deve contenere scoop e quindi deve avere foto ghiaccianti, perché soltanto in questo modo la gente acquista i prodotti editoriali. In altro modo non li acquista, nonostante quello che va dicendo in convegni, riunioni pubbliche o private. Il buon Riccardo Levi, che adesso è deputato, è stato anche sottosegretario della Presidenza del Consiglio, con deroga proprio all'editoria, si mise in testa una volta di fare un sondaggio e di fare un giornale che seguisse ai risultati del sondaggio. E fondò l'Indipendente, il primo Indipendente, che durò tre mesi. Perché fece un giornale sobrio, con i fatti distinti dalle opinioni, e tutto quello che gli italiani dicevano avrebbero voluto avere come prodotto, tranne che poi nessuno lo andava ad acquistare nelle edicole. Quindi, che cos'è l'informazione? Perché da qui nasce un'altra domanda: come si finanzia un'informazione libera? Chi paga? I fondi dove si prende? I soldi da dove si prende? Dalle tasche dei cittadini? Allora una cosa. C'è una tassa, adesso in America c'è la limitazione alla raccolta pubblicitaria delle TV, si pensa che i giornali di carta stampata siano ancora presidio di beni costituzionali, per cui c'è una certa cosa. In Inghilterra si dice tassiamo il web perché forse tassando il web si ristorano i giornali di carta stampata che sono quelli che affrontano i costi dell'informazione. C'è una discussione aperta. In Italia no. In Italia gli editori sono, diciamo in gergo, impuri, cioè ricavano da altro il proprio reddito, e quindi i giornali più grandi sono house organ, sono dei grandi, meravigliosi, straordinari house organ. Non rispondono alla logica dell'editore puro, che vive di editoria. Questo comporta una strutturale differente possibilità di affrontare il tema. C'è una disparità. L'editore puro non potrà mai battere l'editore impuro, perché le risorse dell'editore impuro sono infinitamente più alte, e perché può anche perdere l'editore impuro sul piano dell'editoria, ma è un classico caso di concorrenza sleale. Cos'è quindi l'informazione? Non se ne è mai parlato abbastanza. Criminalità. Che cos'è la criminalità? Noi che cosa intendiamo per criminalità? Quelli che sparano in mezzo alla strada, il far west? O il comportamento criminale? E il comportamento criminale come si definisce? È un comportamento prepotente? È un comportamento che altera le regole del gioco? È un comportamento prevaricatore? Questo è il comportamento criminale? Beh, allora i criminali non sono solo quelli che hanno la pistola in mano, il fenomeno è molto più ampio, ma molto molto più ampio, perché la voglia di prevaricazione, la prepotenza, si annida soprattutto in chi non ha pistola in mano, ma utilizza altri strumenti per poter prevalere senza il rispetto delle regole del gioco. Ed è vero che più complicate, più complesse sono le regole del gioco, più è facile eccitare la prepotenza. Noi facevamo un altro gioco che si chiamava Scopri il camorrista che è in te. 40 carte, dove doveva la prepotenza? 40 carte con diverse situazioni tipo, di che usiamo tutti i giorni, se stai al supermercato e vedi superi la linea, se devi parcheggiare, devi fare parcheggi fuori, cioè tutte cose, sì, no, eccetera, eccetera. Alla fine scoprimmo che più o meno sono tutti camorristici, sono tutti prevaricatori, non c'è nessuno che rispetta le regole e così come vorrebbe che gli altri facessero. Quando si è di fronte alla possibilità di fare una piccola forzatura, quella forzatura si fa. Poi dipende anche dall'occasione, dalla professione, dal carattere, però è chiaro che se il criminale di strada non ha fiducia nello Stato, non ha fiducia nella giustizia, non ha fiducia nella trasparenza dei processi, si sente poi legittimato, perché il problema è la legittimazione. È questo Stato legittimato
a chiedere rispetto. È uno Stato legittimato a chiedere rispetto dei suoi cittadini. Che cosa fa questo Stato per ottenere il rispetto che chiede e non chiede? Per esempio, caro Enzo, può questo Stato chiedere il pagamento delle tasse quando non paga i propri debiti nei confronti del sistema delle imprese? Può questo Stato chiedere alle imprese di fare genericamente la loro parte, il loro mestiere, quando non rimette nel circuito dell'economia le risorse che deve al mondo delle imprese? Quante sono le imprese fallite o che stanno fallendo, che falliranno, perché non sono pagate dalla pubblica amministrazione? Ed è un comportamento morale quello della pubblica amministrazione, dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province, compiere tagli lineari o proporre transazioni uguali per tutti, al fornitore che ha rubato, al fornitore che ha prodotto con competenza e correttezza la propria prestazione? Che rispetto dobbiamo avere di uno Stato che si comporta così? Io, scherzando con gli amici di militare, chi si impegna è perduto. Chi si impegna è perduto. Se tu fai la tua prestazione per bene, sei perduto, perché ci sarà sicuramente qualcuno che ti taglierà qualcosa, qualcuno che ti genericamente metterà in un gruppo, sono tutti, i imprenditori sono tutti là. Chi lavora con il matore e il dottore, non c'è differenza. Il taglio lineare, il giudizio lineare, è una fonte terribile di frustrazione per chi si comporta bene. Noi vorremmo che lo Stato sapesse scegliere, sapesse individuare le differenze, colpire chi si comporta male, premiare chi si comporta bene. Questo non accade, e non accade perché lo Stato non sceglie, non si è dato, o non vuole, non si sopravvive. Quindi, secondo me c'è un problema enorme di legittimazione. Se noi non sciogliamo questo problema, sarà difficile chiedere, richiedere. È così uno Stato che ha un processo che dura gli anni che abbiamo detto, non è uno Stato che richiama rispetto. Uno Stato che non mantiene i propri impegni è uno Stato che infrange il principio di base di una comunità, pacta sul servante. Se non rispetti tu, perché devo rispettarli io? Se non rispetti tu che ti metti in cattedra, che mi fai sermoni, che vieni lì in televisione a fare il professorino o il professorone, perché dovrei rispettarlo io? Trasparenza. Si dice che la corruzione si annida nella complicazione burocratica, è vero. Trasparenza. Io dico che per rendere tutto più semplice bisogna restituire non l'automatismo della decisione, ma la scelta trasparente e individuabile. Prendiamo l'università. Non esiste un luogo dove la trasparenza è meno praticata. I concorsi sono dei paraventi. Per far vincere generalmente chi già si è deciso debba vincere. Allora il primario, insomma, il capo, chi deve decidere dice: io scelgo Tizio in maniera trasparente, perché secondo me è il migliore. Non crea dei concorsi per poi scambiare, per poi restituire quello che si è avuto, complicati, farraginosi. È esperienza comune che accade così. Ci sono processi anche in questo campo. Si sceglie, si torna a scegliere mettendoci la faccia. Se io scelgo 10 ciucci, alla fine sarà chiaro che ho scelto io i 10 ciucci. E non mi potrò nascondere dietro il paravento di un concorso che ha determinato questo risultato indipendentemente dalla mia volontà, perché se fosse stato per me io avrei chiamato il futuro premio Nobel. No, mi dispiace. Bisogna saper scegliere. Bisogna esattamente nei momenti di crisi, bisogna mettere la faccia sulle scelte.
e dire io scelgo Enzo perché Enzo secondo me è il migliore. Se Enzo non è il migliore, io farò una brutta figura. Quindi se vogliamo parlare di trasparenza, dobbiamo eliminare quanto più possibile tutti i vari gradi di paraventi che mettiamo tra noi e la scelta finale, per cui la scelta finale è l'esito di un percorso lungo, farraginoso, complicato, no? Come diceva Enzo Flaiano, in Italia la linea più breve tra due punti è un arabesco, no? E noi facciamo degli arabeschi che poi alla fine hanno l'esito che conosciamo. E questo ovviamente ci consente di premiare il merito. Quando tu metti la faccia sulla scelta, tu premi il merito, perché a quel punto puoi sbagliare ma sbagli in buona fede, puoi fare una forzatura ma con attenzione, puoi fare una forzatura su uno dei 10, ma gli altri 9 li scegli con accuratezza. Attenzione, quindi molta più trasparenza attraverso delle scelte riconoscibili, riconducibili a chi le fa. Per quanto riguarda poi l'attrattività del nostro paese, c'è un indice di profittabilità che mide, no? Gli investimenti esteri diretti. In Italia gli investimenti esteri sono pochissimi e solo l'1% di questi pochissimi investimenti esteri vanno nel Mezzogiorno. Ma la cosa più grave è un'altra, che solo l'1% degli investimenti fatti dagli imprenditori meridionali avviene nel Mezzogiorno. Sono gli imprenditori meridionali che investono fuori del Mezzogiorno. I nostri amici imprenditori, i grandi, dove investono? In Germania? In Italia? In America, in India, in Cina, ma certo non fanno lo stabilimento qui, sarebbero pazzi. Benissimo, ma tra le cause che generano questa scelta, per cui non ci sono risorse nel nostro paese per far muovere l'economia, al primo posto non c'è la criminalità, al primo posto c'è la burocrazia e al secondo l'incertezza del diritto. Al secondo c'è l'incertezza del diritto. Quindi, come qualcuno ha detto, siamo tutti chiamati in causa. La criminalità, al terzo posto, burocrazia, incertezza del diritto, criminalità. Perché soprattutto per le grandi organizzazioni la criminalità non è un problema. Non è un problema fondante. Soprattutto l'incertezza del diritto, che conosciamo essere molto ampia, e la burocrazia nei suoi vari livelli. Piccolo aneddoto. Imprenditore del turismo, un albergatore istitano, a un certo punto decide di accedere a uno dei fondi europei per ampliare la propria azienda, però mangia le cose perché dovete fare tutte le pratiche in maniera regolare, cioè senza affidarsi alla pratica dell'abusivismo, che era invece. Però il figlio l'ha convinto, diciamo, papà, dobbiamo cambiare, basta con questa cosa, dobbiamo essere europei. Questa è una storia vera, Beh, alla fine della faccenda c'era da fare la canna fumaria. I vigili del fuoco la volevano alta non so quanto per motivi di sicurezza. La sovrintendenza bassa non so quanto perché sennò era antiestetica. Insomma, per un anno lui non ha avuto l'agibilità dell'albergo perché i sovrintendenza e i vigili del fuoco non si mettevano d'accordo su quanto doveva essere alta questa canna fumaria. Che rispetto deve avere un imprenditore di uno Stato che si comporta così. Secondo aneddoto, questo è perché è vissuto personalmente. Avevamo una sede in galleria a Napoli, sottoposta al vincolo della sovrintendenza. Facciamo dopo una ristrutturazione, molto leggera, però la sovrintendenza viene, ci dice quali materiali usare, i grezzi, sopra, sotto, cioè ci fa spendere il doppio di quello che avremmo speso con il triplo del tempo. Finita la pratica, 3 anni, dico scusate, ma voi fate così con tutti o è stato un trattamento di favore? Per arrivare ai nostri confronti, la risposta, dice, ma che c'entra, voi avete chiesto il permesso, gli altri lo fanno abusivamente. Scusate, ma questo è la prossima volta dei mondi. No, ma è vero, successo a me,
la prossima volta non vi infastidiremo, perché ci avete pulito e ci siamo voluti infastidire. Allora, quale rispetto Pavia uno Stato che si comporta attraverso le sue manifestazioni in questo modo? Magari questo l'ha detto in maniera semplice, serena, bonaria, non c'era cattiveria in quello che diceva. Se voi lo chiedete, poi rispettare le regole, insomma, era un modo per giustificare. Anch'io devo rispettare certe regole, e quindi non ho fatto con cattiveria, l'ho fatto perché anch'io sono sottoposto. Se lo fate liberamente, non ci chiamate, fate come volete voi. Insomma, il problema, non vorrei portarlo a lungo, voglio dire, quando si affrontano questi temi, è difficile, non si può generalizzare, bisogna andare a vedere nelle singole, nei vari pezzi. E però un tema noi ce lo dobbiamo porre, cioè un problema noi ce lo dobbiamo porre, caro Enzo, soprattutto, cioè noi, questo paese, come si regge? Questo paese come pensa di poter sopravvivere alla crisi? Perché quello che ha detto prima Enzo Boccia, il fatto che gli Stati Uniti, la Federal Reserve degli Stati Uniti decide di non applicare i parametri di Basilea 3, vuol dire agevolare le imprese e le banche di quel paese. E sì, ma c'è niente importante, cioè vuol dire che l'America continua ad avere al centro della sua attenzione il cittadino americano. Noi invece abbiamo dimenticato, noi non abbiamo più in testa il cittadino italiano, il cittadino europeo, noi ci siamo impiccati ai parametri. Per noi i nuovi dei, il nuovo pantheon dei dei sono i parametri. Per cui dalla mattina ci svegliamo e la nostra vita dipende da uno, due, tre, quattro parametri. Ma ci siamo bevuti il cervello. Il luogo, il cittadino, non esiste, la persona non esiste più. Noi italiani abbiamo abdicato alla nostra sovranità nazionale. Le leve del nostro futuro non sono più nelle nostre mani. Non possiamo battere moneta, non possiamo fare questo, non possiamo fare inflazione, non possiamo abbassare, non possiamo essere competitivi attraverso la svalutazione. Non possiamo fare più nulla. E abbiamo messo le nostre sorti nelle mani di un dinosauro europeo, dove non c'è la politica a comandare, ma c'è una burocrazia che risponde a se stessa e non ha alcuna idea di quale carattere politico dare a questo gigante. Per cui tutto è numero, tutto è un rispetto ideale ed astratto a dei parametri che ci siamo dati per complicarci la vita e che altrove non prendono presi in considerazione. Il debito pubblico del Giappone è più alto del nostro, però hanno in mano le leve del loro sviluppo e del loro futuro. Il debito pubblico degli Stati Uniti è più alto del nostro, anche in rapporto al PIL, relativamente, certo è più alto del nostro. Ma non si spara, non si suicidano come stiamo facendo noi. Quando in questo paese verranno espulsi metà dei lavoratori che oggi stanno lavorando, che oggi hanno ancora un posto, che succederà? Come si manterranno? Come si manterranno? Questo è un paese che si avvia ad avere metà delle persone che lavorano e metà delle persone che dovranno essere mantenute da quelle che lavorano. Quale livello di tassazione deve raggiungere un paese del genere su quelli già tassati per poter consentire di sopportare un peso del genere? O le persone che perderanno il lavoro non avranno un reddito? Io non lo so. Perché lì c'è un problema di carattere ideologico. Io non lo so dove ci avviamo, però questi sono dei ragionamenti di fondo all'interno dei quali la criminalità. Ma la criminalità fugge dall'Italia. La criminalità, come è stato detto prima, non investe nemmeno più nel mezzogiorno. Un po' la tracciabilità ha reso possibile gli acquisti in contanti e quindi non acquistano più. Tutte le grandi griff napoletane sono andate in crisi perché non hanno più questo rifornimento importante. E gli investimenti non si fanno più sul territorio, si fanno fuori. Si scopre che stanno in Spagna, si scopre che stanno in Irlanda, si scopre che stanno... Ma certo, non tutto. No, chiudo certo. Chiudo però invitandovi.
quando si fanno queste cose, insomma, guardiamo molto, è stato detto, aperto Vincenzo dicendo la persona prima di tutto, al centro la persona. A me sembra che noi la persona l'abbiamo persa di vista. Grazie molto, Alfonso Ruffi, direttore del Denaro, intervento conclusivo, Marco Marchese, commovatori di prego. Sarò molto breve anche perché la mattinata è stata lunga e soprattutto intensa di contenuti, per cui i pochi coraggiosi rimasti, insomma, è l'ode. Mi sarebbe piaciuto che fossero rimasti, purtroppo non è stato possibile evidentemente, probabilmente per i tempi, i ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Antonio Genovese, perché ci saremmo potuti esercitare in un esercizio molto interessante, perché il primo argomento che io vorrei porre in evidenza è da una parte come gli addetti ai lavori o chi si occupa di criminalità organizzata riesce a comunicare con le nuove generazioni, che sono poi dopo quelle persone che prenderanno in mano il nostro paese. Questo qui è un problema serio. Devo fare un passo indietro perché devo un attimo spiegare che cos'è anche Liberi.tv, c'è il logo qui a fianco e questa collaborazione fra Liberi.tv e Società Libera. I nomi non sono, è assolutamente una casualità che si sia utilizzata, insomma, questa accezione liberale proprio nei nomi di queste due associazioni. No, lo voglio spiegare perché molto sono quasi sicuro che è la prima volta che vedete il logo di Liberi.tv, Liberi Spazi di Parola, il sottotitolo. Ci siamo posti, anche noi, non siamo dei giornalisti, nessuno di noi è iscritto all'albo dei giornalisti, noi che fa parte di questa web TV, questa micro web TV, ci siamo posti però il problema di quale può essere il modo più efficace, il modo migliore di fare informazione. E quindi abbiamo incominciato a collaborare con una serie di associazioni, ognuno viene, prende la parola, dice le proprie cose, assumendosi chiaramente la responsabilità di ciò che dice, e adesso stiamo cominciando a porci anche il problema di come coinvolgere i nativi digitali negli spazi di parola. E se noi non riusciamo, ripeto, gli addetti ai lavori o chi si occupa di criminalità organizzata, se non riesce a comunicare con queste persone, sono quei ragazzi, i nativi digitali, questo è un neologismo, quei ragazzi di 14, di 15, di 16 anni che sono nati nell'era digitale, noi non andiamo da nessuna parte. Continueremo sempre e solo fra addetti ai lavori o fra chi in un determinato momento della sua vita vuole occuparsi di criminalità organizzata, continueremo a dirci tante belle cose fra noi, ma se non coinvolgeremo loro non andremo da nessuna parte. Questa è una cosa che io ripeto ossessivamente. Argomento dati. Ci sono stati vari interventi dove ci siamo posti in questa mattinata proprio di studio e di lavori, ci siamo posti la domanda se alcuni dati sono effettivamente giusti, precisi, rappresentativi. Si è messo in dubbio chiaramente, ci si domanda secondo quale criterio si possa affermare che la corruzione in Italia costi 60 miliardi, ma lì dietro comunque c'è anche un principio scientifico, ma non mi voglio soffermare. Ci si chiede attraverso quali calcoli matematici e quali ragionamenti si afferma che le mafie in Italia fatturino 150-170 miliardi di euro all'anno. Io aggiungo un dato, questo sì, scientifico, ed è stato pubblicato qualche mese fa in una delle relazioni della Commissione Antimafia. Il gioco illecito in Italia porta un utile alle mafie di non meno, perché sono stime prudenziali, non meno di 50 miliardi di euro all'anno. Per fare un po' il termine di paragone, qui lo possiamo fare, la famosa manovra Amato del 92, quella che salvò l'Italia dal fallimento, fu di circa 120 mila miliardi di euro. Beh, oggi, nel 2012, nel 2013, negli anni appena passati, gli introiti
che le mafie fanno solo sul settore gioco lecito sono pari a 50 miliardi. Questo non lo dico io, non lo dice un istituto batte la pesca, ma lo dice attraverso uno studio preciso la commissione bicamerale parlamentare antimafia. Altro dato, nel 2008 ho incominciato a pormi delle domande sulla criminalità attraverso un documento, questo sì, scientifico, il quale poi dopo ti spiega questo documento in che modo è arrivato a fare questa stima. Siamo sempre nell'ambito delle stime, però se una stima ha un criterio scientifico ben determinato, allora è chiaramente molto più credibile di un qualche cosa che invece, cioè, si continua a domandare come si arriva a 150 miliardi e questi criteri scientifici fanno un po' fatica onestamente a venire fuori, per cui della domanda ci si pone. Il documento è il rapporto Eurispes, cioè il rapporto che ha confezionato l'Eurispes dal titolo 'Ndrangheta Holding 2008, poi c'è stata un'altra edizione se non ricordo male nel 2010. Criteri scientifici, il fatturato della 'Ndrangheta in Italia è di 44 miliardi di euro l'anno. Allora qui non andiamo più su dati che hanno dei criteri sì e no, vediamo o qualcuno, ma qui siamo su dati con criteri scientifici. Allora, la pubblicazione di questo rapporto, sapete cosa ha destato nel 2008? Nulla, nulla. Vi sapete dire qual è un'impresa italiana che fatturi 44 miliardi di euro all'anno con un utile, fra l'altro, stimato di circa il 50% rispetto agli introiti? E gli industriali si sognano un utile del genere sulle loro attività, le mafie sì, perché operano in un modo molto particolare. Sapete cosa è attestato nel nostro paese questo dato scientifico? Nulla. Non più di un paio di articoli per addetti ai lavori sulla stampa o qualcosa sulla stampa specializzata. Guardiamoci delle domande. Di questi 44 miliardi, quindi io resto sul dato scientifico, quindi non nella globalità, circa molto più della metà proviene dal traffico illecito delle sostanze stupefacenti, dalla droga. Quindi la 'Ndrangheta fattura 44 miliardi, 27 miliardi provengono dal traffico di sostanze stupefacenti. Come diceva anche Vincenzo Lida nel suo intervento, ma non è solo lui, perché anche nella magistratura c'è una corrente di pensiero che si comincia a porre queste domande. Vogliamo incominciare ad aprire in questo paese un dibattito franco, aperto, vogliamo aprire dei veri spazi di approfondimento per capire come si fa la lotta alla droga? Ci vogliamo porre la domanda sincera se 25 anni di proibizionismo che ha portato più droga, più criminalità, più malattia, più morte, più violenza, se siamo sulla strada giusta? Io mi dichiaro apertamente antiproibizionista, però non ho la verità in tasca se l'antiproibizionismo può essere la chiave per togliere dal mercato e per togliere dalle mani della criminalità un mercato che forse anche artatamente è diventato, viene tenuto illecito, perché genera poi dopo più utili. Io non ce l'ho questa verità in tasca, però so che in questo paese purtroppo un tavolo dove discutere francamente di questo non c'è. Ultimo argomento di cui volevo parlarvi è in pratica, io non farò le conclusioni di questo convegno, anche perché la conclusione di un convegno come questo è molto articolata e soprattutto anche molto scientifica. Possiamo però sintetizzare alcune cose. La ricetta per battere la criminalità in Italia, vabbè, lo diceva anche qui, cito l'intervento di Vincenzo, non si può combattere la criminalità organizzata con battimenti stagni, cioè la Campania si piange la Camorra, la Calabria si piange l'Ndrangheta, la Sicilia Cosa Nostra, la Sacra Corona da quell'altra parte. No, non è possibile combattere a combattimenti stagni. Però abbiamo bisogno, come l'aria, come l'ossigeno, di una cosa che in Italia purtroppo manca totalmente,
una strategia integrata. In Italia non esiste un tavolo e non c'è nessuno oggi che si occupa di pensare una strategia integrata per combattere la criminalità organizzata da tutti i fronti. Sviluppo economico, che forse al giorno d'oggi è l'aspetto più complesso, l'aspetto repressivo, che forse è l'unico che oggi funziona, con i pochi mezzi che vengono dati ai magistrati, alle procure. Ma sapete che alla Corte d'Appello di Catanzaro, non più di 3 mesi fa, 3 comuni volenterosi della provincia di Catanzaro hanno fatto la colletta per portare 500 lisme di carta alla Corte d'Appello, perché altrimenti non si potevano stampare i provvedimenti, per dirne uno. Poi la cultura in generale, è stato citato, la cultura della legalità, indubbiamente, l'efficienza della giustizia, e poi il cerchio si chiude con l'informazione. Purtroppo non è sufficiente. L'informazione, oggi noi possiamo fare delle splendide pubblicazioni scritte, purtroppo non attraeranno mai i ragazzi che erano qua prima. Ce ne dobbiamo fare una ragione. I libri belli e interessanti attraeranno una parte molto minoritaria di quei ragazzi che stavano là, per cui siamo proprio sulla strada sbagliata. La strada giusta è l'informazione sul digitale, perché i nativi digitali è da lì che attingono, e oggi sul digitale c'è di tutto, di più, perché non si riesce neanche a pensare a come non imbrigliare la rete, ma a come creare degli spazi che siano rappresentativi, che siano seri. Questo è il problema. Quindi il cerchio si chiude poi dopo sull'informazione. Questo volevo dirvi, e se volete chiaramente seguirci su liberi.tv, www.liberi.tv, e quindi ognuno di voi potrà farsi un'idea. Vi ringrazio molto. Grazie Marchese, credo che con questa indicazione coinvolgere i giovani possiamo chiudere questo convegno. Sarebbe piaciuto anche a me sapere cosa quei giovani presenti pensavano delle cose che non abbiamo detto. Sappiamo molto poco di cosa pensano, cosa fanno e cosa faranno, perché forse la cosa più importante è sapere che cosa faranno e come lo faranno. Vorrei ringraziare qui a nome della Società Libera di tutti coloro che hanno ascoltato e hanno partecipato le due radio, Radio Radicale e Liberi.tv, perché hanno registrato questo evento e rendono anche i lavori disponibili su internet. E questo permetterà ad altre persone di ascoltare, di ascoltarci, di ascoltare chi viene a parlare. Grazie a voi tutti per essere venuti e buon ritorno a casa per noi che viaggiamo.